benvenuti a casa. Oggi menù sabato sera, perché tante volte nel weekend è fin più divertente invitare gli amici a casa piuttosto che uscire a prenotare al ristorante, si spendono un sacco di soldi, poi magari non si mangia bene. La cosa importante è non dover fare troppa fatica, perché se poi uno deve investire tutto il sabato pomeriggio per cucinare per la cena con gli amici, allora diventa un po' troppo complicato. Noi quindi faremo una cena poco costosa, molto d'effetto e golosa naturalmente. Incominciamo coi burrito, che sono un antipasto un po' etnico, goloso, un po' diverso. Poi facciamo delle tagliatelle con le mazzancolle, cioè i gamberoni e i pomodorini, che si fanno in 5 minuti. Si compra la busta di mazzancolle surgelate e via. Poi facciamo uno spezzatino di pesce spada, anche questo si può fare col pesce surgelato, è molto veloce e si prepara anche in anticipo. Poi torta di mele della Pin, che è una mia amica che mi ha insegnato a fare questa torta, che sta nel frigo, quindi anche fresca per la stagione, si presenta già tagliata a cubotti, quindi per gli ospiti è perfetta. E poi sabato sera vuoi non prendere l'aperitivo? Noi facciamo il polpo in polpetta e allora mettiamoci a cucinare. Io tengo sempre una bella busta di mazzancolle surgelate nel freezer, così quando ho una cena con gli amici, anche con poco preavviso, zac, tiro fuori un po' di pesce, qualche pomodorino e riesco a fare subito una super pasta. Oggi facciamo tagliatelle con mazzancolle, pomodorini e mettiamo anche un po' di rucola nel finale, che rende il tutto più colorato, un po' amarognolo e più fresco. Partiamo dal sugo con qualche spicchietto d'aglio, devono essere parecchi perché poi è proprio la base saporita del nostro sugo, quindi io li schiaccio un po' e metto una buona dose d'olio, non un goccino, perché le tagliatelle sono una pasta all'uovo, quindi hanno bisogno di un bel sugo. Nel frattempo tagliamo 300 g di pomodorini, semplicemente a metà, devono rimanere belli integri comunque, così. Butto i pomodorini, un pizzico di sale e mettiamo il coperchio. Nel frattempo qui abbiamo la rucola, meglio prendere una rucolina piccola piccola, non delle foglie troppo grandi, gli do appena appena una tagliatina. È il momento di mettere le tagliatelle, sale, prendiamo le tagliatelle all'uovo emiliane, sono 250 grammi, mi raccomando comprate sempre delle tagliatelle che abbiano l'uovo fresco nell'impasto. 5 minuti di cottura, nel frattempo io alzo un po' il fuoco. Vedete che i pomodorini stanno facendo un po' di sugo. 400 g di mazzancolle ancora surgelate. Gliele butto dentro senza tanti complimenti. Cuociono velocissimamente. Alziamo il fuoco e facciamo in modo che si ammorbidiscano. Ecco qua, vedete quanto sughino prezioso per le nostre tagliatelle? Non facciamo sfaldare troppo i pomodori. Spengo e lascio pronto da buttarci dentro le nostre tagliatelle. Vediamo se sono a cottura. Secondo me sì. Prima di scolare, teniamo un po' di acqua di cottura, anche se il nostro sughino è veramente bello ricco, eh?
Va bene, e adesso andiamo soprattutto con il condimento. Meglio se la rucolina la spezzo sul momento, eh? Questo darà alla nostra pasta un tono leggermente amarognolo e croccante che sta sicuramente molto bene. Ecco qua, con un primo così gli amici sono già contenti. Ho rosolato l'aglio immerso nell'olio, intanto ho tagliato i pomodorini, li ho aggiunti all'aglio, ho salato, ho fatto cuocere coperto a fuoco alto per qualche minuto. Ho aggiunto le mazzancolle ancora surgelate, intanto ho scolato la pasta tenendo da parte un po' di acqua di cottura, ho fatto saltare la pasta nel mio sugo e ho completato a fuoco spento con la rucola. Io e Massimo ci stiamo raccontando i nostri sabato sera da bambini, fa molto ridere sta cosa, come le canzoni di Loretta Goggi. Invece il sabato sera che raccontiamo oggi è un sabato sera magari un po' più milanese, un po' più glamour, no? E allora abbiamo cercato di riprendere un po' un tavolo di un ristorante un po' trendy del sabato sera, con questo tessuto animalier, ho imparato adesso a dirlo, che riprende un po' la zebratura degli animali, queste cose qua, quindi un po' elegante, un po' fede. Abbiamo tirato fuori il sottopiatto di Natale dorato con i bicchieri e con le posate doratine uguali, insomma da fare un po' di scena glamour per invitare gli amici in una serata dove magari in giro c'è tanta gente, così facciamo una cenetta un po' più intima ma elegantina. E sempre con questo tessuto animalier ho deciso di decorare anche le candele ed è facilissimo perché basta avere il biadesivo, sacchete che si tira via, poi con un po' di cura si mette il tessuto, vediamo, ecco qua, poi per rifinirlo in maniera elegante possiamo prendere due pezzi di raso, faccio il bordo e lo chiudo con un altro pezzettino. Ok, facciamo la stessa cosa di sotto con un altro pezzettino di raso. Vado a posizionare questa e un'altra, l'ho già fatto prima. Hopla. E cedo la parola a Massimo. Perfetto. Allora, noi andiamo a fare una composizione che crea il contrasto. Sì, giusto, alla tavola, perché è un po' scurina, Perché è un po' scura, per cui prepariamo qualche cosa di verde acido in modo che faccia contrasto. Ho preso queste piccole vaschette, le ho messo dentro una spugna e assieme andiamo a prendere assieme, prendiamo le punte. No, perché lui mi aveva già preallertato sul fatto che è difficoltosissimo infilare questi cosini qua. Perché è un fiore molto delicato e andiamo a fare il bordo. Il bordo, partiamo dal bordo, prendendo quelli che sono un pochino più rigidi. Duri, sì. Queste macchinine che ho scelto è un elemento così giocoso perché la cena può essere sia una cena fashion eccetera, sì. Ma nascono anche le cene per gioco, perché ho detto ma se un commensale può essere noia prende la macchinina e va a casa. No, ma tu sei matto, ma guarda che forte. E le andiamo a posizionare, cioè parcheggi nell'aiuola, una delle cose più scorrette che si possono fare il sabato sera. Però si fa, si prende la multa. Il sabato sera a Milano in effetti se non vai a cena a casa di un tuo amico ti tocca parcheggiare nell'aiuola. E queste andiamo a posizionarle in centro, sposto un attimo la candela e poi assieme a queste ho preparato anche queste piccoline belle dove non c'è più la macchina, che andiamo a mettere qui queste nuvolette. Molto e carino. Questa. Poi uno può lasciare anche la mancia se vuole. Infatti nascono per questo praticamente, dato che sono dei piccoli salvadanai, alla fine tu anziché portare il conto e come sali, è così. Ecco, è arrivato Simone Annichiarico che ci deve fare i burritos. Buonissimi, ti saluto. Grazie Massimo.
Eppalala. Eccoci. Ciao, ciao Benedetta, Simone. Come stai? Bene. Benvenuto bene, a casa. Grazie, bellissima. Eccoci qua. Ah, grazie. Adesso lo apro in cucina. Senti, io so che tu sei, oltre che un conduttore, un attore, un appassionato di musica, sì. Ma sei anche un cuoco? Un po'? Sì, grazie, un po'. Sì, un sì, po' sono ti piace? Un po', sì. Dai, va bene. Ma un po'. Vabbè, il giusto, dai. Sì. Per preparare qualche cenetta con gli amici, sì. Qualche cosa così. Vediamo un po' che... Questo è un libro, cioè che sia un libro l'ho intuito. L'hai... Ale! Che bel ragazzo! Che caro, Walter e io. Mamma, che caro. Sai che ti assomiglia a tuo papà? Mm. Che Simone è il figlio di Walter Chiari. Ma che carino! Guarda, bella, bellissima questa foto. E questo quindi è un po' un racconto? Sì, della, racconti della... libertà col babbo durante i nostri viaggi che facevamo ah, in sì? giro per il mondo. Sì, anche qui in Italia. Come sei attrezzata bene qui, eh? Grazie, qui non ci facciamo mancare niente. Nulla. E amiamo molto la cucina etnica, quindi quando ho saputo che volevi fare i burrito sono stata volevo molto fare i burrito, anche perché è una cosa abbastanza semplice. Dai, poi l'idea del sabato sera, no? Oggi il menù è cuciniamo per gli amici sabato sera invece infatti di andare... Infatti io cucino sempre i burrito per i miei amici, quando sto in Sardegna. Come si fanno questi burrito? Allora, questo primo bisogna tagliare un po' gli ingredienti. Dai, adesso vogliamo tagliare qua. Un po' di cipolla? Sì, bisogna tagliare, avere un ti metto di corvea a tagliare, tagliare le cipolle. Allora, taglieri. Cipolle. Uno per me, uno per te, così lavoriamo in due. Oppa! Ok, peperone, dimmi... Il peperone va, vabbè, tagliato. Lo vuoi che io tagli la cipolla e tu tagli il peperone? Dipende se tu vuoi commuovere o no, tu cosa ma preferisci? Ma io sono abbastanza ormai temprata sul vuoi sulla commuoverti, cipolla. Tieni. Dai, vai, tu fai il peperone. Ah, vuoi fare anche cambio di? Vabbè, uguale. Allora, coltello. Dimmi coltello, che coltelli vuoi. No, normale, dammi un coltello. Questo preferisci questo bellissimo, qua, questi quattro giapponesi, quelli. No, no, va bene questo. Va bene, io vado, vado col mio. Quindi, pratichiamo un'incisione. Sul peperone. Sul peperone. Ok. E questo tu l'hai mangiato nei tuoi viaggi, questo burrito? No, questo è un burrito che italiana. Faccio una ricetta mia all'italiana. Inventata da te? Sì, quindi non lo faccio molto piccante, cioè quindi non metto jalapenos, non metto guacamole, non metto cose strane, perché magari molta gente non è... Non lo apprezza. Sì, non lo faccio diciamo proprio all'italiana. Uno strano, va bene. Questo lo facciamo con la carne, con la classica macinata, vedo qui, esatto. No? Esatto. Cosa dici? Incominciamo a metterlo in padella? Sì, noi dobbiamo far saltare questi e anche i peperoni. Ok, tanto questo io di solito faccio tutto su una padella, tanto... Sì, ho preso questa qua grande. Senti, ma tutti questi talenti che avete scoperto quest'anno... Hai visto, l'Italia è piena di talenti. Bello, bello, bello. Ma il talento deve essere, cioè deve avere più, diciamo, una... come posso dire, deve essere quello che sa cantare benissimo così o deve essere quello che premiate di più la simpatia? Ma guarda, cos'è, per me, per me personalmente il fattore che conta di più è quello dell'emozione, cioè se ti sa emozionare qualsiasi cosa faccia, se ti trasmette veramente più degli altri è quello. Che può essere o perché canta benissimo o perché sa far ridere. Ma anche lui non fa niente addirittura, paradossalmente. Cioè, se io ti accendo, mettiamo un po' d'olio, un po' di olietto, che dici? Un po' di olietto, adesso mettiamo anche questo, cari telespettatori, così. Ci metto un po' di macinato, sì. Senti, qua non ne mettiamo tantissime, visto che siamo un po', sì. Un po' lasciamo... Sì. Ok. Ok. E questo non ha spezie, cose, va così? Io lo faccio così, sì, perché sì. Comunque se tu poi metti... c'è uno scotte. Ah, certo. c'è qua. Anche, sì, ecco come qua. Vuoi. Perché se tu poi metti... Sì, A me piace molto la soia, io penso che le carni più buone a livello di sapore, quando vengono cucinate, sono quelle fatte in Oriente, specialmente in Giappone, tipo il sukiyaki, sono buonissime. E tu sei andato a assaggiare queste io purtroppo, cose. Guarda, ho girato il mondo in... Bisogna mettere bassi. Molto basso. Vai qua, giù, vai giù. Ok, così. Ti manca il Giappone? Mi manca il Giappone. Mi piacerebbe tantissimo andare in Giappone, anche perché io, come te, siamo quasi coetanei.
siamo cresciuti, diciamo, con Con i manga. Con il dualismo, sì, da una parte Disney, dall'altra parte. Sì, esatto. Forse cartone. Più manga che Disney. Sai cosa dovresti fare? Cosa dovresti aiutare a fare? Intanto accendere questo, sì? Sennò... senza niente, neanche un po' di olietto. Sì, sì, ci mettiamolo. No. Io lo metterei, posso metterlo qua, che è un pochettino più. Sì, sì, metti pure l'olietto. Ma mettilo tu l'olietto. E qui ci, allora hai detto, com'è che ti posso aiutare? Mi puoi aiutare? Magari dividendo in due o in tre questi simpatici pomodorini. Va bene. E quindi senti, com'è il tuo sabato sera? Visto che qui stiamo cucinando per un ipotetico sabato sera. Io sono una persona che notoriamente non ama molto il caos, le discoteche, queste... Ma vieni a vedere Anna Montana a casa nostra. Però vedere Anna Montana. E ogni sabato sto chiuso in casa a pensare, no. Perché non guardo Anna Montana? Perché non mi sono fatto l'abbonamento e non mi sono comprato i DVD di Anna Montana? E passo i sabati sera maledicendomi per non aver visto Anna Montana. No, dai, cosa fai? Stai a casa? No, sto a casa con gli amici. Ah, vedi, purtroppo sono un patito dal 78 che ho contratto purtroppo questo morbo. Io ho preso dei videogames. Ah, davvero? Quindi già 8 anni andavo a spendere le mie 50 lire dentro le macchinette, c'erano le prime, il Pong, quelle del... Sì, ce l'avevo anch'io. E da lì in poi è stata una dipendenza sempre peggiore. Ti rimbecillisci davanti ai giochini. Ti permetto, senti, di rimbecillisci. No. Perché no, a parte scherzi, molti di questi giochi, ormai oggi, sono diventati addirittura delle esperienze interattive mostruose. Sì, no, ma tu sei per i spara-spara o sei per i giochi tutto, di ruolo? Tutto, a me piacciono quelli di ruolo. Se un gioco è bello giocare a tutti i giochi, sia sportivi che di ruolo, che spara-spara. Sono tu sei ormai... quello che poi gioca alla UEFA, quelle robe lì. Alla UE? Che palle. UE! Allora fai quello con la voce di mio marito. Va bene, ho capito, va Scusa, bene. Non è mica milanese. Eh? È milanese tuo marito? No, dico Fabio dà la voce a uno di questi giochi del calcio. Ma so quale. Sì, come no, certo. Vedi, ti sembra, dico... non posso far pubblicità, ho capito qual è. Vedi. Vabbè, quindi stai un po' con noi anche il sabato sera. Sto soprattutto con voi il sabato sera. Ma, cosa faccio io qui? Tu hai aggiunto qui, hai messo adesso un mettiamo, po' di dopo un po' che questa carne l'abbiamo lasciata macerare, si dice macerare? Certo. Ci mettiamo un po' di... Soia. Della il menù marca di Benedetta. Menù di Benedetta. Andate, provate. E la buttiamo così. Tac. Quindi che, essendo salata, sostituisce anche un po' il sale. Bravissima. Questo. Bravissima. Sai, un po' di sale può anche mettere, ma il sale non fa benissimo. No. Quindi meno sale, meno si sala, meglio è. Va bene. E sti pomodorini quando entrano in gioco? Vedi, questa cosa io la invidio a tu, rifallo. Ma dai, è la pentola che è facile. Così. Grazie. Dai, fallo. Tira indietro e poi tira avanti. Fai per buttarlo addosso a... Vedi? Fai per buttarlo addosso a Edison. Ma sei bravissimo. Sono bravissimo. Non faccio finta di dire che casca tutto qua scatole. Per terra. Ecco, di tutti i cosi che ti ho lanciato nelle scarpe. Però tra gli ospiti sei uno di quelli che se l'è cavata meglio. Vero? Bravo. Come gli altri cosa fanno? Un panino al prosciutto fanno gli altri. No, ecco. Beh, però lo spadellamento non è da tutti, devo dirti la verità. No, lo provo a fare anche a casa mia lo spadellamento, però nel religioso silenzio... Nell'intimità della mia cucina da solo, quando nessuno mi vede... Va bene. Che si fa? Che secondo me è questo... Sì, siamo quasi... No, però sai che cosa? Lasciamo un po' che il sugo si assorba un pochino, in modo che... Tanto la carne è tenera lo stesso. Adesso io darò un piccolo assaggio per capire l'entità. Anch'io. È roente. Ecco, infatti. Adesso ho la lingua che mi si sta, le papille gustative stanno lentamente morendo e non sto più sentendo niente. Un pizzico di sale ce lo metterei. Si sta dicendo la stessa identica cosa. Vai, boing. Un pizzico di sale a questo punto. Dopo che vi siete accorti che l'intruglio col preparativo è sciapissimo, voi aggiungete un pizzico, ma veramente un pizzico. Perché poi rinforzandola di nuovo con un pochino di soia... Sì, dovrebbe essere giusta. Qui spadella un po', dolcemente però. Ecco. Guarda, non tutti c'è i pezzi verso, per terra. Un pochino in giro va. Bravo, bravo. Poi abbiamo i germogli, si mettono in cottura o guarda, si mettono a crudo? Guarda, i germogli li potresti anche mettere alcuni in cottura, li butti così tanto per... Insieme ai peperoni, peperoni, una manciata, che dici? Sì, una manciata. Qui sale ne metti? Basta. No, io non sale no. Anche perché sai che cosa?
Il burritos poi, andando tutti questi ingredienti dentro, acquista un grosso sapore. Sì, vero. Quindi è inutile overdosarli di spezie. Invece il pomodorino a crudo, o poi prima o poi, volevo sapere come si evolve. Il pomodorino a crudo, okay. Perché a me piace molto anche la sensazione delle cose calde. Giusto. Adesso, se vuoi, se hai un'altra padella in più... Si possono anche... Che esoso, quante padelle, mamma mia. Ragazzi, padelle ma casa... poi chi le lava queste padelle? Tu scusa, ma nelle case del normale, quante padelle ci sono? Una marea. A casa mia, guarda, e non si sfruttano mai. Questo è un piatto dove potete sfruttare finalmente miliardi di padelle. Vado a cercarti una padella, pubblicità nel frattempo. Bentornati nella mia cucina, siamo insieme a Simone Annichiarico che si sta esibendo. Grande chef. Un grande chef Simone Annichiarico che si sta esibendo in un spettacolare burritos a modo suo, perché è un burritos, abbiamo detto, un po' all'italiana. Adesso stavamo scaldando i fagioli, questi qua già nella in scatola, giusto Simone? Sì. Scusa se ti deconcentro dal girare la tua carne. Ci devo mettere qualcosa, acqua, cosa? Tanta buona volontà. Va bene, quella ci proverò, va bene. Mannaggia. Allora, io farei così, metto su questo, se riesco a capire, eccolo così. Allora, ti verso un pochino di vino. La carne ti dirò che già... È pronta? Sentirla, sì? Ti interessa? Certo, non mi interessa. Senti la soia che... come la giapponesizzata. È vero? Buono, molto buono. Ti dicevo, ti verso un goccino di vino. Che... Però io lo farei sempre andare la carne a fuoco lentissimo, in modo che poi non diventa secca. Tu, sì, certo. Pian piano giusto. Ci aggiungi un scaldiamo un filo i d'olio. Fagioli. Senti, tu mi hai portato questo libro che mi ha incuriosito molto, no? Sì. Walter e io. Allora volevo sapere un aneddoto, un ricordo particolare che ti accompagna sempre, di te e del tuo papà. Ma guarda, ne ho tantissimi di ricordi particolari. Lui cucinava, per esempio? Ecco, proprio in cucina. No, noi, non guarda... capitavamo, non lo so, poi mio padre non si sapeva mai dove finivi, quindi veniva, poi cambiava idea, andavamo, magari ci ritrovavamo proprio in Sardegna negli anni 70, che non c'era neanche tanto vengo di qua. Tutti questi centri commerciali, sì, c'era beh, poca sì, roba. C'era poca roba. Tornavamo a casa e con quello che era dentro, mio padre faceva dei piatti, ma... Ah, si esibiva però in cucina. Sì, ma era al limite del legale, c'era questa esibizione, era d'arresto, perché faceva delle intrugli... Poi non mancava una cosa, allora lui spezzava, mi ricordo, lui amava questa, la lecitina, la crusca, quindi faceva queste minestre che non c'era niente, trovava tutto quello che trovava, metteva dentro. Era un creativo, dai, anche in cucina. No, era un disgraziato quando cucinava, anch'io, siamo due disastri a cucinare. Ma senti, ma nella vita poi di tutti i giorni, lui era un battutista, uno allegro, invece era uno più chiuso, introspettivo, che poi tirava fuori dopo? Chiunque è stato a contatto con mio padre ancora sta ridendo. Cioè? Perché? Lui in realtà era così. Lui è un comico nato, non è uno che ha deciso di diventare un comico. Non poteva essere nient'altro. Nato così. E quindi, quando era fuori, era senza censure, senza limite di tempo. Con i suoi amici, quindi era... Per gli amici lui era ancora più bravo, non so come spiegarti. Sì, sì, dava il massimo. Dava il massimo. Che forte. Io lo guardavo sempre da bambina. Aspetta, qual è lo sketch, quello che a me piace tanto, quello del treno, quello che faceva andare via tutti perché c'aveva la scatola con dentro il sacchiapone. Madonna, quanto ridere. Quante volte l'ho vista. Ma tutti bravi a quei tempi, anche Campanini era un mostro, ragazzi. La sua spalla era bravissimo, Carlo Campanini era. Certo che in effetti tu hai vissuto... aiuto, lo facciamo bruciare. Con dei personaggi, oltre anche insieme assolutamente, a tua papà, è un gran privilegio. Sì, è un privilegio, perché comunque, per uno come me, che è nato comunque in un'era in cui quegli attori erano... C'era il passaggio negli anni 70 tra un certo tipo di cinema e un altro. Però andare allo stadio con Tognazzi, sono stato allo stadio con Ugo a vedere il Milan. Io purtroppo, grazie a Dio, sono milanista. Ah, ecco, stavo per chiedertelo, va bene. Sono un milanista proprio, ma sai, proprio in metastasi. Sì, proprio non si salva più neanche un nervo.
E andavo allo stadio con mio padre Ugo Tognazzi. E tuo padre non era milanista? Era milanista anche mio padre. Ok, allora andava bene. Oppure qualche volta andavamo a vedere i derby con Gino Bramieri. E quindi fantastico, frequentare tutta gruppo, quella ragazzi. Gente, Bramieri, Tognazzi, Macario. Macario, il mio Macario. Macario, io con mia nonna lo guardavo davanti. Capito, tutti quei personaggi là che veramente erano fatti proprio con lo stampino e poi lo buttavano. Che cerchi? È spento? E questo te lo spento perché spento. Parlando okay. Io mi stavo fantastico. Facendo trasportare. Secondo me abbiamo tutto. Adesso gli ingredienti li abbiamo. Ok, aspetta, io torno alla mia postazione. Adesso serve chiaramente la tortiglia. Sì, giusto? C'è una padella anche per la tortiglia. Senti, io però tutte queste padelle poi te le faccio lavare a te. Mai avuto un ospite, neanche Cracco ha usato tante padelle così, volevo dirti. Sì? Cracco è un cuoco bravissimo. Ah, come no, certo. Allora, ho avuto un nome tipo tedesco, Krakow. Krakow, ecco, no, ce l'ho. Allora, spostiamo un po' di roba. Quindi prima di fare i burritos, andate in un negozio e comprate una 12 padelle. Una padellata di padelle. Allora, questa la mettiamo qui. Questo è ancora acceso, te lo ricordo. Spegniamolo. Io lo spegnerei perché poi ci mettiamo a chiacchierare e la bruciamo. E poi sì, il gas va avanti e poi... Ok, accendiamo qui. Ecco, per cuocere questi dischi di pane... Sì. Mettiamo un goccio proprio, ma una stilla. La stilla mi piace. Eccolo qua, proprio una stillina d'olio. L'olio. Prendiamo questo frisbee di pane. Che si trova nei supermercati ormai facilmente. Si trova nei supermercati e non nei negozi di articoli sportivi, mi raccomando. Perché sempre un frisbee è, ma... Poi lo mettiamo dentro e... Quanto cuoce? Pochissimo. Pochissimo, pochissimo. Perché si ammorbidisce, ma non deve diventare croccante. Ma no, ma proprio è questione croccante. Di quanto dovete mettere, è questione di secondi. Io vuoi che ti tagli? Adesso? Io c'ho devi tagliare, caciotta. Ecco, devi tagliare la caciotta. Ah, come te la taglio? La dovresti tagliare a dischi? A dischi, va a bene. A dischi. Adesso dalla parte in cui era a contatto con la piastra, noi lo rigiriamo e qua va messo subito il formaggio in modo che si sciolga un po'. Ne mettiamo 3. Sì. Che già sono tanti. Poi dai, andiamo avanti con gli ingredienti. Io spengo il fuoco perché oltre ad avermi usato 10 padelle, poi una me la brucia anche quest'uomo se non me la spegne. Adesso mettiamo quello che amo di più di tutte. Ah, metti l'insalata. Sì, l'insalata. Okay. L'insalata va messa secondo me sempre perché va bene. Quel tocco di l'insalata sono fibre. Spezziamolo in modo di. Così. Adesso un po' di pomodorini. Lo ha chiuso così. Signore e signori, avete il vostro fantastico burritos. Allora, guarda, portiamolo quando sono entrato là, qui dentro che ho pensavi, questo... Vieni, Simone, sì, portiamolo... Posso portare anche il vino con me? Sì, se vuoi sì. Allora io porto questo. Perché sì. Il nostro tavolo, per le riprese e per la chiusura dei capolavori, è questo. E voilà, ecco il burrito di Simone Annichiarico, che è stato veramente bravissimo. Abbiamo affettato il peperone e la cipolla, li abbiamo messi a rosolare. In un'altra padella abbiamo sbriciolato la carne macinata, abbiamo rosolato a fuoco alto, abbiamo sfumato con la soia, abbiamo affettato i pomodorini, abbiamo unito i germogli di soia ai peperoni, abbiamo scaldato i fagioli e le tortillas in un'altra padella. Abbiamo affettato la caciotta e abbiamo composto i burritos con caciotta, carne, peperoni, cipolla, germogli, insalata, pomodorini, fagioli. Abbiamo chiuso con una spada. Si chiama polpo in polpetta, che è un nome che fa ridere. Sono delle polpette fatte con il polpo, sembra lo scioglilingue, lingua, quello tigre contro tigre, no? E si parte con un polpo già lessato, che io ho lessato con il sedano e la carota per dargli anche un pochino di sapore in più. Adesso lo tiro via. Eccolo qui. Anche la cipolla, l'ho fatto come se fosse un brodino.
lo tagliamo. Potete anche tritarlo, però deve essere grossolano questo trito. Anzi, man mano che... Adesso io vado a lavorare bene il polpo e a tritarlo bene, però prima prendo 2 o 3 fette di pane. Un goccio di latte. E qui c'ho già una pappetta che mi servirà così da collante per il mio polpo che vado a tritare grossolanamente. Questo ci vorrebbe un tagliere un po' più grande. Allora, queste polpette io le ho mangiate al matrimonio della mia amica Francesca Alessandrina, che ha sposato un ragazzo pugliese, ha fatto questo bellissimo matrimonio a casa sua in campagna. E quello che mi ha colpito è che Gabriele, che era lo sposo, insieme ai suoi amici, dopo la cerimonia, si è messo lì e ha preparato queste polpette per gli ospiti. E già questo mi ha colpito, perché era un clima molto festoso e molto carino, l'idea che lo sposo si mettesse a cucinare. E poi erano di una bontà pazzesca. E da allora, ma saranno passati quasi 10 anni, e io ancora me li ricordavo. Allora l'altro giorno ho deciso di recuperare la ricetta, per cui ringrazio Francesca e Gabriele che me l'hanno mandata. Ecco qua. Adesso l'unica cosa da capire è, magari dovrò aggiungere ancora un po' di pane. Vediamo. Impastiamo un po'. Poi intanto ci sarà anche l'uovo che ci aiuta. Aspetta, mettiamo l'olio, così quando sono pronta possiamo friggere. Qui uso le mani, Ma io un'altra fettina di pane la metterei, anche perché adesso, quindi ho messo 4 o 5 fette di pan carré, adesso metto l'uovo, che sicuramente, ecco, renderà tutto ancora più morbido. Pecorino. Mi sembrano proprio loro. Un po' di sale, però ci andrei cauta con il sale, perché comunque c'è il pecorino e il polpo è già salato di suo, quindi ne metto poco. Semmai le assaggiate, se sono insipide aggiungete un po' di sale sopra la crocchetta, la polpetta. Mi prendo un piatto dove appoggiare le polpette, in realtà, poi friggerle. Pan grattato. Ecco, se avete problemi a fare le polpette, basta avere le mani bagnate. Queste comunque vengono abbastanza, e la prerogativa è proprio che si sentono i pezzetti di polpo dentro quando poi li mangiate. Che belle. Poi magari invece del pan carré, se usate il pane pugliese, come fanno in Puglia, secondo me vengono ancora più buone. Dovete sicuramente lasciare il pane in ammollo nel latte un po' di più. Io uso il pan carré perché, facendo delle ricette molto veloci, so che il pan carré in un secondo, a contatto con il latte, arriva alla consistenza che serve a me. Che ignorante, non ho messo il prezzemolo, mannaggia! Beh, mi perdoneranno Gabriele e Francesca. È l'ultima ricetta. Un po' smemorata. Sono tutte cose cotte, a parte l'uovo, quindi non avrà sicuramente una cottura lunga, questa polpettina. Potete servirle, che è carino, se per esempio fate un aperitivo in piedi, nel cono quello di carta da pacchi. Basta, che sennò mi bruciano. Thank you.
stata un po' pigra, ne potevo anche far di più, però prendiamo il piatto. Visto che il prezzemolo me lo sono dimenticato, lo metterò sotto. Almeno serve a qualcosa, a ricordarsi di metterlo più che altro. Ed ecco qua una deliziosa apericetta. Ho lessato il polpo, l'ho tagliato a pezzetti, ho bagnato di latte il pane, ci ho aggiunto il polpo, l'uovo, il pecorino, ho formato delle polpette, le ho passate nel pan grattato e le ho fritte. Se la pasta frolla durante la lavorazione si sbriciola, potete aggiungere o un po' d'acqua fredda oppure mezzo albume per renderla di nuovo elastica. Per delle patatine fritte ancora più croccanti, fate una prefrittura di pochi minuti, scolate, mettete le patatine in frigo e poi le friggete di nuovo solo all'ultimo momento. Campana!